Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog. Eh sì, torniamo con i vlog dopo un bel po' di tempo e oggi, come avrete letto dal titolo, ci saranno tantissime news per voi, perché parleremo di diversi argomenti, cercherò di essere breve, conciso un po' in tutto, ma di darvi appunto le giuste informazioni in maniera seria. Come vedete, tra l'altro sono in una nuova location, che non è una location nuova per voi, perché comunque l'avete già vista in passato. La cosa importante è che voi sappiate che non è la location definitiva, quella arriverà tra pochissimo tempo. Non preoccupatevi. Stronzate a parte, direi di partire subito con il primo argomento del giorno. È un argomento attuale perché vi parlo di una cosa che mi è successa non bella, non bellissima anzi, in particolare con l'ultimo video di carriera, che è stato anche l'ultimo video che ho fatto nella vecchia casa. Praticamente io all'interno di questo video, chi mi segue sulla pagina Facebook già lo sa, avevo messo un contenuto contenente copyright, parlo di un brano, che è questo. Praticamente io con questo brano, ragazzi, avevo montato stile Sky la partita d'andata di Roma-Juventus, insomma, prima di Juventus-Roma, quindi prima del big match scudetto di ritorno. Io però sapevo che questa canzone contenesse copyright e quindi ho detto, sai che c'è, per non rischiare io comunque modifico la tonalità, perché le due regole fondamentali del copyright sono: numero uno, prendere brani remixati; numero due, prendere o cover. E mi è venuto in mente adesso, quindi diventano tre. Ma comunque, o cover o alterare la tonalità. Ho modificato la tonalità. L'ho già fatto in passato e non è mai successo niente. L'ho fatto adesso e prontamente, nel video più importante, probabilmente degli ultimi 2 mesi, è successo un bordello. Praticamente, modificando la tonalità, ho fatto sì che il brano fosse leggermente più acuto. E comunque restava un gran pezzo. Cioè, per chi non conosceva quell'originale, facendo il confronto dei due, era un po' una merda. Però comunque, insomma, io già ho fatto questo sacrificio. È venuto comunque un video discretamente figo, me l'avete fatto anche capire dai commenti. Il problema è che non tutti avete potuto constatare che video è stato. Nel senso che appena il video è andato online, c'è stato subito questo reclamo del copyright. Al che io ho fatto contestazione, perché chiaramente ho spiegato i miei motivi, ho spiegato che il brano sì conteneva copyright, ma io ho fatto sì che non ci fossero i requisiti. E quindi loro inizialmente avevano fatto capirmi di aver accettato questa contestazione, quindi di aver sbloccato il brano come era stato, infatti, perché dopo praticamente 10 minuti dalla mia contestazione il brano era disponibile intanto sui cellulari, cosa che prima non poteva essere, e poi dalle 60 visualizzazioni in 2 ore è passato alle 500 e passa, e quindi è tornato tutto un po' normale. Purtroppo però, ieri, mentre ero in classe, stavo navigando un po' con il cellulare, perché ogni tanto, non avendo nulla da fare, prendo e vado sul mio canale a vedere, ma in generale su YouTube, vedo un po' le novità. E una cosa che faccio sempre è andare a vedere i miei video per vedere se ci sono alcuni commenti che magari non mi sono arrivati nelle feed, oppure vedere le visualizzazioni come stanno messe, insomma, a scazzo così. Il punto è che io sono andato sul mio canale e come ultimo video caricato non c'era Higuain! Si presenta così! Ma c'era e c'è ancora questo, che è il video che avevo fatto io praticamente sui quiz online divertenti, ed è il penultimo video che però ho caricato. Il discorso, ragazzi, è che intanto ho rosicato, perché è chiaro che mi avevano intanto dato segno di aver sbloccato il video, mentre quando sono andato a vedere la risposta definitiva c'era scritto contestazione rifiutata. Perché abbiamo esaminato il tuo video e il brano c'era. Là si tratta veramente di non voler vedere o di avere problemi, perché se io ti dico che il brano non ha i requisiti, nel senso che la tonalità è diversa, tu se vuoi la senti la tonalità, perché prendi il brano originale, il mio brano, e vedi che sono diversi. Se non lo vuoi vedere, o sei stronzo o sei malato. Ma comunque, rimanendo calmi, quel video ha comunque raggiunto le 1000 visualizzazioni. E rimontarlo, rieditarlo mi peserebbe, soprattutto perché io oggi faccio uscire questo video, ma volevo far uscire quello di carriera, che in realtà uscirà domani. Forse, tra l'altro, era anche meglio la prima situazione, quella prima della contestazione, perché comunque il video era visibile sul mio canale. Adesso, cosa è successo? Che io, cioè, se voi cercate su YouTube il video, o comunque lo cercate nella playlist della carriera, che vi ricordo c'è sul mio canale, playlist FIFA 16, la mia carriera, lo trovate.
E se lo aprite ve lo fa vedere. Ma il problema è che è stato rimosso dalle attività del mio canale. Cioè, se voi andate su video caricati oppure su home page, non lo trovate. E questa cosa è fastidiosissima, perché è come se io non l'avessi caricato il video. È chiaro che vi sto dicendo questo, quindi voi se volete guardarlo, chi ancora non l'avesse visto può andare a farlo comodamente. Passiamo però al secondo argomento del giorno e si rimane a parlare sempre di YouTube, sempre del mio canale. E in maniera però più allegra e comunque voglio anche da voi un punto di vista, quindi fatemelo sapere nei commenti. A inizio anno, quando vi ho parlato dei video, insomma, che sarebbero usciti in questo anno di YouTube, quindi in questa stagione, no? Questa nuova annata, insomma, vi ho detto che non volevo prendermi troppi impegni, giustamente perché ne avevo già troppi, cioè la scuola che comunque quest'anno è molto più impegnativa, come è sempre stata per carità, faccio sempre il classico, non è che sono passato all'agrario nel frattempo. Comunque lo sport, la vita sociale che uno dovrebbe sempre avere, no? E i video in sé che comunque portano via del tempo, ho preferito tenermi solamente la carriera come serie primaria e poi semmai aggiungerne qualcun'altra, anche dal punto di vista organizzativo dei video in sé. Per cui ho deciso di dare comunque un ordine ai miei video in uscita. Allora, mi prendo così facendo anche un impegno serio, ragazzi. Perché, come sapete, io fino a questo momento, dall'inizio da settembre, insomma, vi ho portato, quando avevo più tempo, tanti video, anche tra un giorno e l'altro, quindi vi portavo un video al giorno. Poi alternavo con un video ogni 2 giorni, poi siamo arrivati anche a un video a settimana, che è pochissimo, sì, però capite anche i miei impegni, 2 o 3 video a settimana. Ho deciso che vi porterò, qui lo dico e qui lo nego, un video ogni 2 giorni. Questo vuol dire che ne so, si parte il lunedì, esce un video, poi il mercoledì, il venerdì e la domenica. La settimana cambia quella successiva, non è che si torna lunedì, si continua un giorno sì, un giorno no, quindi sarà martedì, giovedì e sabato. In questo modo i giorni saranno di meno, ma comunque vorrò mantenere sempre questo ritmo. Ci proverò, mi impegnerò, quindi fatemi sapere nei commenti se vi può piacere l'idea. Il terzo ed ultimo argomento del giorno, signori, è molto interessante perché è una notizia che vi dà una news fondamentale, nel senso che il 5 e 6 dicembre, vi parlo di sabato e domenica, o sabato e domenica, o sabato e domenica. Mi troverete alla nuova Fiera di Roma, la Fiera di Roma dove si viene solitamente a ottobre, ad aprile il Romix, perché ci sarà Webland. Oltre a Webland si terrà sabato sera dalle 18 alle 20 il Web Show Awards. Praticamente in generale Webland sarebbe il Web Show Award ampliato, quindi praticamente ha fatto come una sorta di fiera. Comunque non sono lo youtuber che vi deve spiegare il tutto, andate a vedere i big che parteciperanno anche a questo progetto, insomma, io andrò lì più che altro per vedere un po' com'è tutta la situazione. Ci sarò comunque appunto sabato e domenica, penso indubbiamente nel pomeriggio, magari sabato se riesco arrivo un po' prima, verso proprio le 2, domenica magari anche in giornata. Comunque sta di fatto che io vi terrò aggiornati, quindi seguitemi sui social Facebook e Facebook, no, a parte le stronzate anche Instagram, mi raccomando, che metto sempre foto, anche perché su Instagram si mettono le foto. Il video sta giungendo al termine, signori, quindi ho messo tutti e 3 i cappelli che ho usato, utilizzato in questo video, in questo vlog, in questo vlog, chiamatelo come volete, non vi ammazzate, ma comunque siamo giunti al termine, signori, spero che le news di oggi vi siano state utili, fatemi sapere come vi ho detto per il secondo argomento, magari anche per il primo argomento cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Per quanto riguarda il terzo argomento, quindi quello di sabato e domenica, vi invito chiaramente ad esserci. Comunque lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non lo siete già. Da qui dei cappelli è tutto. Bella, regà! Ho fatto un bordello, Cristo.